bisogna alzare la tensione e bisogna che si rafforzi il contrasto da parte dello Stato attraverso strumenti adeguati per che vengano individuati e colpiti i responsabili e si diano segnali chiari di un blocco di questa spirale che non può essere tollerata. La nostra idea è che ci vuole una reazione popolare che possa portare vera indignazione, altrimenti in Calabria siamo abituati a reagire il giorno stesso dell'episodio e poi considerare un fatto di questo tipo una routine. Questa deve essere un'emergenza vera e propria che rimanga nel tempo. Siamo molto preoccupati per l'escalation che si sta vivendo in Calabria. Ogni giorno non facciamo altro che fare consigli comunali, fare dichiarazioni. Penso all'emergenza nella Locride, dove vengono attaccati gli amministratori, dove vengono bruciati i pulmini degli scuolabus. Un consigliere regionale, Arturo Bova, due macchine 6 mesi fa bruciate, oggi un'altra. Oggi è presidente della commissione anti-'ndrangheta, è uno che si muove molto sul territorio. Questo è un attacco alle istituzioni. E a questo punto dobbiamo essere uniti, dobbiamo rilanciare sul terreno della legalità, non arretrare di un millimetro e soprattutto chiedere al governo nazionale un aiuto concreto in termini di uomini e mezzi, alla magistratura e alle forze dell'ordine.